Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove ho cambiato ancora un po' la stazione, sono perché sono sdraiata in questo momento. Cioè, non, sì, più o meno sdraiata. infatti Vedrete la, la parte che solitamente sta qua, e... sopra la mia testa. Beh, comunque, avete capito, no? Ma no, sono sdraiata perché sinceramente ho freddo, quindi sono <ride> una coperta pure nera. Però è fantastica questa coperta. Allora, volevo parlarvi così lo faccio un po' a modo... Eh, diciamo, un po' più confidenziale. Oh, che ho che una faccia gigante, vabbè. Comunque, allora volevo parlarvi: ehm, di, diciamo, avevo pensato di fare delle, delle recensioni di, dei telefilm che sto guardando su Netflix. però poi pensandoci ho detto: magari è noioso perché non vi si tanti, e di recensire ogni singolo, ogni singola serie diventava troppo lunga. Allora, ho detto. Vi parlo, vi parlo invece in, a grandi linee di quello che ho guardato ultimamente. Nel senso, con, vi consiglio delle serie di book, ho visto. Mi sembra, sembra che una faccia è gigante. Non so per come mai mi faccio questa faccia. <ride> è terribile. però la faccia è gigantesca. Non così, scusate. Allora, mi sì, sembra che ho una faccia tipo gonfia. mi manca più grassa di quanto non sono. Non so, comunque. Ah, praticamente ho visto vari serie TV, ma ovviamente mi fa la faccia come un pallone. Non facciamo caso della telecamera, Sara, ce la puoi sempre fare. Perché vedo dalla telecamera, non sono così grassa. Ora cioè, che la faccio come un pallone, ma l'effetto, eh, non so, della luce, dei filtri, della telecamera, non lo so neanche io. Ah, Comunque, per non fare recensioni in ho deciso di, mh, diciamo, consigliarvi qualche telefilm che ho visto ultimamente. Allora... Tra i primi che ho visto ultimamente, che secondo me è un, è un bel telefilm, si chiama um, uh, The Unlisted, ovvero i tipo i fuorilista vi vengono chiamati poi all'interno. Ah, non, non sono in ordine di come mi sono piaciuti, ma sono in ordine di come li ho guardati. Diciamo. Uh, The, The Listed è molto carino perché è per ragazzi, parla praticamente di questi ragazzi che vengono controllati da. Uh, vengono controllate da una multinazionale attraverso degli impianti dentali alcuni che non diciamo non, non vengono controllati cercano in qualche modo di sottrarsi a questa multinazionale che vuole renderli tutti tipo schiavi e controllare i giovani che sono comunque minorenni um, per farli diventare praticamente non ho capito bene che cosa tipo schiavi della società comunque è praticamente... Uh, c'è un bando di ragazzi che cerca appunto che vanno fuori lista eh, cercano di mh, appunto fermare questa multinazionale che si spaccia poi per la Globodile qualcosa di farmaceutica e niente però è molto carino perché comunque per ragazzi e spero facciano anche la seconda stagione non so tanto spoilerarvi ogni mh, serie perché, perché se no non avrebbe senso vi spiego leggermente di che cosa tratta poi ho finito finalmente la stagione di Sabrina, di tutte le stagioni, e devo dire che no, no, non vi dirò il finale perché, allora, posso dire solo che per il mio mi è piaciuto il finale, non mi è dispiaciuto come pensavo. E, però devo dire che l'ultima stagione mio, mi è vero, veramente, veramente molto piaciuta perché ehm, si è sviluppata in una maniera molto, molto carina, perché comunque ha ripreso delle storie che mi sono piaciute molto, quindi vi consiglio di guardarla se magari l'avete interrotta, eccetera. Poi ho visto anche un altro telefilm, io sono solo con serie tv praticamente, no, però ho visto anche qualche film applicato serie tv. Eh, L'altra serie tv che ho rivisto, perché l'avevo già vista l'anno scorso forse, qualche anno fa, è stata Travelers, che l'ho rivista col mio ragazzo, perché avevamo wow, una serie tv diversa. E ve la consiglio perché è molto bella, è molto genere fantasy, è un po' tipo dark, ma meno... meno... Avete capito? Chi ha visto Tarek lo, lo può capire. È bella perché parla appunto di viaggi um, nel futuro. È carina. Molto fantascientifica. Come altra serie tv in, che invece ho visto di, di nuove, diciamo. E quella lì che è più recente, che, sono, uh, quella che è tratta delle Wings. Che poi ho detto che fatte non vuol dire fatte, ma vuol dire fato, destino. Perché così mi hanno detto che il titolo originale si chiama Destino Fato. Non lo sapevo. Comunque, se volete saperlo, ho sentito qualcosa, che sia vero o no, non lo so. So solo che non altro un cazzo col cartone animato delle Winx, vi posso dire. Ma già dal trailer si capisce. È una specie di mix tra Sabrina e Riverdale. E devo dire che mi è piaciuto veramente tanto perché l'hanno molto più ehm, sviluppato in maniera che fosse adatto sia per ragazzi sia per, diciamo, per adulti. A me è piaciuto molto, perché comunque eh, fa, fa vedere comunque che sono in una scuola dove hanno dei poteri e tutto, cioè non si focalizza solo su, su foto che sono fatte, ma appunto è stato fatto in una maniera molto carina. A mi è piaciuto e spero che facciano anche la seconda stagione. Un altro che abbiamo visto io sempre il mio ragazzo è stato Lupin, che molti erano buttato da dire perché c'è stato lo stereotipo che purtroppo c'erano cioè di dico comunque a mi è piaciuto molto come telefilm. Hanno scelto un protagonista di colore per fare Lupin e molti hanno detto, ah, ma scegliere una persona di colore che fa il ladro? Io devo dire che, come attore, invece mi piace tantissimo l'attore che hanno scelto e devo dire che mi è piaciuta molto anche la, la serie perché, comunque, è divertente. Ci sta, mh, nel senso che mi è piaciuta molto, ti coinvolge e ve la consiglio. Vi consiglio anche di vederla. Diciamo che lo, sì, magari è un po' strano che Loopern sia di colore, però mi se ne frega. Sinceramente. È. Come l'hanno sviluppata mi è piaciuta molto, era molto divertente, molto simpatica e secondo me non per forza tutte le sere, tutti i cartoni devono assomigliare al film pari passo. A me è comunque piaciuto è piaciuto abbastanza. Come altre serie TV ho rivisto poi, vabbè, The 100, che ormai è diventata una leggenda. Io ve la consiglierò sempre fino alla morte: The 100, ovvero i 100, che la sto guardando anche con mio padre, eh, perché lui anche mi piace. E poi adesso mi sto riguardando Dosun Creek, non mi dite niente Ma ogni tanto mi no, auguro di andare a dormire Di quella che sto aspettando Mortalmente, non so quando uscirà questa, se, Questo video Sto aspettando quella di Snoop Che uscirà ehm, Adesso che sto facendo il video E lunedì dovrebbe uscire domani Arriverà nella top ten Non mi sento Non vedo l'ora che esca Uscirà domani e poi ovviamente finirà nella mia classifica ma Sicuramente Altri telefilm che ho rivisto perché io ogni tanto mi riguardo i telefilm quelli che ho visto perché alcuni magari mi piacciono, quello che ho rivisto anche è stato Merlin, che mi è piaciuto anche molto. Poi l'unico telefilm che non sono riuscita a finire, e mi dispiace tanto, lo metto in mezzo a questa, questa storia perché ho tanto ho finito di raccontarvi tutto. L'unica serie che non sono riuscita a finire eh, sono state due: una si chiama the um, Virgin, se non sbaglio, e l'altra è stata Cica Vampiro. Io non mi dico niente, ma io non sono, forse perché sono spagnole non, non, non so nulla contro la Spagna veramente. Solo sono, sono proprio delle telenovelas mi hanno veramente annoiato a morte. Cica Vampiro è anche proprio stupido come telefilm, come serie. Mi dispiace tanto per chi gli piace, ma io non ce l'ho fatta veramente a finirlo. Poi le recensioni perché all'inizio mi piaceva, ma poi è diventato sempre più palloso, palloso, palloso e pesante. E ho tolto la lista, l'ho tolta. Mi dispiace perché, comunque, era. non era brutta. però, dopo un po' è diventata pallosa, tanto, tanto pallosa, non ci a guardarla e niente. Per il resto vi consiglio questa serie tv e poi vi farò sapere anche Snoopers perché me la, recens la recensierò a parte. Snoopers perché io l'adoro. Con il nome della casca. E niente, io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Se di questa serie vi è piaciuta una in più dell'altra, scrivetelo sotto nei commenti. Magari poi la recensione a parte. Non lo so, di un po'. Io vi saluto. Ci vediamo in un prossimo video. Eh, mi raccomando, lasciate tanti like. Guardate fino, fino il video fino alla fine. Se avete voglia, se no, no. Io vi saluto. E ci vediamo alla prossima. Ciao!